Segretario Alfieri, un'assemblea regionale del PD tutta proiettata al 2018, lei ha tracciato un percorso, quali le tappe principali? Partiamo per tempo, a dicembre con la direzione regionale decidiamo insieme le modalità di individuazione del candidato e i tempi. Io vorrei che fosse nell'estate del 2017 in modo tale da evitare gli errori del passato, partire dalle montagne, dalle valli, dai territori più periferici e arrivare nelle grandi città, coinvolgendo un centro-sinistra largo sul modello milanese, quindi con grande attenzione all'apertura ai movimenti civici. Questa è stata un po' la ricetta nelle grandi città e la vogliamo esportare su tutta la Lombardia. Serve un piano straordinario sul lavoro, c'è tutta una parte di popolazione che fa fatica a uscire dalla crisi, ci sono segnali positivi sulle grandi imprese che hanno ricominciato a macinare utili, vanno all'estero, ci sono le realtà più piccole, le realtà produttive più piccole in difficoltà, ci sono i ceti popolari che hanno pagato un prezzo enorme della crisi e hanno visto impoverire il potere d'acquisto. Vogliamo concentrarci su queste persone, bene il governo sulle pensioni minime, penso che serva anche un'attenzione, appunto, un piano straordinario sul lavoro e l'economia che aiuti i soggetti imprenditoriali più piccoli, le piccole imprese, gli artigiani che sono il tessuto fondamentale della Lombardia. Quindi voi pensate di incalzare il governo nazionale anche su questo? Mi piacerebbe che si faccia il patto per Milano ma anche un patto per la Lombardia. Abbiamo bisogno di dare ossigeno al nostro sistema economico produttivo, di semplificare, di aiutare sulle grandi opere, non solo il sistema milanese ma anche il resto della Lombardia. Quindi questo è in linea con quanto detto anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Valmaggio, che ha detto dobbiamo guardare al federalismo, all'autonomia declinata insomma attraverso la nostra visione, in questo senso intende? Assolutamente, la nostra idea di autonomia non fosse altro che governiamo la maggioranza degli enti locali in Lombardia e quindi vogliamo che vengano messi in condizione i nostri amministratori locali di affrontare le grandi sfide che hanno davanti, la gestione dei flussi migratori, il tema del sostegno al nostro sistema economico produttivo, aiutare le nostre famiglie che sono in difficoltà, il marito che ha perso il lavoro, il figlio che fa fatica a cercarlo, piccoli problemi che diventano grandi drammi quotidiani e a quelli la politica deve dare una risposta. Insomma, la vostra idea di autonomia si distanzia rispetto a quella del centrodestra in regione solamente dal punto di vista del metodo o anche della sostanza? Noi abbiamo visto Maroni sventolare l'idea del federalismo ma poi farlo diventare solo un feticcio ideologico. Io penso che si debba dare più funzioni alle regioni, su quello possiamo fare una battaglia insieme. La Costituzione prevede il federalismo differenziato, cioè le regioni che hanno i conti in ordine possono chiedere più funzioni. A caso? No, su temi specifici, politiche di sostegno all'internazionalizzazione, politiche attive del lavoro, il tema della formazione professionale, su tutti quei temi la Regione Lombardia ha le carte in regola per fare meglio che a Roma. Su quello noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma mi sembra che più interessato a fare un referendum che costa 30 milioni piuttosto che a fare sul serio su questo percorso. E poi non vuole fare le fusioni, non vuole fare le unioni comuni, vuole tenere tutto com'è, un approccio conservatore. Reggono ancora 1539 comuni in Lombardia con le risorse che abbiamo. Io penso che si possa pensare anche lì di fare un pezzo di innovazione istituzionale che mantenga la rete dei servizi ai cittadini e che però risparmi un po' di soldi. Sento un'ultima domanda, il titolo di questa assemblea era Verso la Lombardia 2018 ma anche prima, questo sottotitolo sembra un po' malizioso, perché? Per evitare gli errori del passato. Noi abbiamo nella legislatura passata conosciuto un'interruzione improvvisa dovuta alle dimissioni di Formigoni, anzi neanche le dimissioni di Formigoni, siamo noi che le abbiamo fatte dare e quindi non vogliamo farci trovare impreparati. Io penso si arriverà alla scadenza naturale febbraio 2018, però dobbiamo essere pronti anche prima. Scadenza naturale anche per il governo nazionale per il 2018 secondo lei? Sì, penso di sì, penso che il referendum costituzionale andrà bene, vinceranno il sì e bisognerà prepararsi per costruire un progetto che faccia uscire dalla crisi anche una parte del paese che fa più fatica degli altri.